Spero di essere in salvo adesso perché in realtà non lo so se sono in salvo, non lo so se sono in salvo. Fatto sta che questa non mi ha più risposto, sono passati 2 giorni e non mi ha più risposto, però sì, ho rischiato di perdere il canale YouTube. Amici YouTuber, spero che non vi sia successo nulla del genere. Più di una settimana fa mi è arrivata questa mail, nella mia mail per le collaborazioni. Ok, queste mail appunto di solito mi arrivano soltanto appunto le mail dedicate alle collaborazioni e questa lo era. Apparentemente mi scrivono questa mail tutta in inglese, lunghissima, super dettagliata, con link annessi, con cose che certificavano le loro parole, eccetera, eccetera, dove mi veniva detto se volevo collaborare con la loro applicazione. Questa applicazione, che era un'applicazione per modificare le foto, che voleva mettersi al pari di Photoshop o di Lightroom, per esempio, lasciate stare le macchine sottofondo. Però era un'applicazione soltanto per PC, non c'è l'applicazione appunto per i cellulari. E già lì a me fa un po' strano perché ho pensato: come mai stanno venendo a chiedere a me di sponsorizzare un'applicazione per PC quando comunque io ho un pubblico di giovani e noi giovani, ok, il computer, però usiamo di più il cellulare, ovviamente. Quindi io all'inizio ero un po' stranita, però accetto questa collaborazione perché appunto il sito mi sembrava affidabile e tutto quanto. Anche se voi magari non lo sapete, comunque io non ho mai fatto video collaborazione, nel senso che mi hanno pagato per fare un video su, cioè su YouTube non ho mai portato dei video per la quale io sono stata pagata, cioè nel senso da YouTube sì, ma non da un'applicazione o da un brand specifico, quindi era tipo la prima volta che io dovevo dire un prezzo, diciamo. Io ho sparato alto di proposito, perché volevo vedere chi era sta gente, se erano persone che mi dicevano subito di no, dicendomi no, questo è troppo per noi, o se erano persone che tipo subito accettavano, e loro hanno accettato subito. A me onestamente mi è sembrato strano, perché appunto questo prezzo secondo me è alto per i miei standard qua su YouTube, ma d'accordo. Iniziamo a parlare con questa tipa, con questa infame. Adesso piano piano capirete perché. E appunto io dico: se mi mandate adesso il link di questa applicazione, posso già cominciare a scaricarla e farmi un'idea e cominciare a pensare appunto al video. Avevo proposto già l'idea per il mio video, era un video molto semplice, volevo semplicemente modificare delle foto insieme a voi e poi magari postarle su Instagram. Quindi una cosa che avrebbe giovato anche a me, perché avevo un'applicazione, diciamo, più seria per editare foto e allo stesso modo postavo su Instagram, eccetera, eccetera. Quindi ci stava come cosa, lasciate stare i miei capelli. D'accordo, iniziamo a parlare, lei non mi risponde un attimo, tipo per un giorno, così non mi risponde, e poi mi manda questa specie di contrattino. In questo non era un contrattino, era proprio una specie di riassunto della nostra collaborazione, dove c'era scritto il prezzo, dove c'era scritto cosa dovevo fare io, cioè un video, innanzitutto preview di 30-90 secondi da mandargli in anticipo, loro poi mi avrebbero pagato e dopodiché avrei pubblicato il video su YouTube intero. Insomma, super iper dettagliato. In questo specie di riassunto mi veniva detto una cosa, però mi veniva detto che innanzitutto, vabbè, io già sapevo che sarebbe uscita da lì a poco la nuova versione dell'app e che quindi io dovevo, diciamo, provarla, cioè quella che avrei provato io sul mio canale. Sarebbe stata appunto la nuova versione, che potevano avere soltanto quelli che creavano dei contenuti in collaborazione con l'azienda e con l'app. Quindi in realtà non la potevi trovare sul sito il link diretto per scaricarlo, ma dovevi andare su un altro sito. Quindi loro mi mandano il link di questo altro sito. Vado un po' nell'applicazione e guardo un po' le caratteristiche di questa applicazione. Per scaricare questa applicazione dovevate avere un sacco di caratteristiche particolari del computer. Non era un'applicazione che tu potevi scaricare in qualsiasi computer, ma il tuo computer doveva essere con determinate caratteristiche. Tra le quali c'era appunto quella che poi mi è rimasta più in testa, gli 8 giga di RAM. Gli 8 giga di RAM, perfetto. Fatto sta che io non avevo un computer con 8 giga di RAM, ne avevo un computer con 4 giga di RAM, il mio fidanzato ne aveva uno con 6 giga di RAM. Accade che noi, dopo aver letto questa specie di contrattino, proviamo e lì è stata la fine. Questa qua è l'inizio della fine. Proviamo a scaricare questa app, innanzitutto sul suo computer. Le macchine passano. Perché già sapevo che se aveva più RAM, quindi in realtà ho detto: vabbè, proviamo direttamente sul tuo. Però vediamo che non riusciamo a scaricare l'app, riusciamo a scaricare solo il file. Dopodiché, danno, provo anche sul mio computer. Allora, io non ho un computer Windows buono, capito? Io ho un Mac, ok? Noi
Noi a caso siamo più che altro i Mac, quindi i Windows li abbiamo rotti tutti nel corso del tempo, non so perché. Io ho fatto presente questa cosa, allora ho detto, sottolineate questa cosa. Potrei usare il Mac, essendo che io comunque uso il Mac giornalmente, quindi lo so usare anche meglio. Loro mi hanno risposto di no, preferibilmente, no, preferibilmente no, devi farlo su Windows, capito? Io mi ero convinta che era perché qualche aggiornamento magari sul Mac non c'era e loro volevano mostrare tutte le caratteristiche, io tipo super scema. Ok, complimenti, Gaia, complimenti. Per farvi capire che non sono neanche scema io, con questa persona, con questo infame, ci siamo scambiati molte mail, non sono state una o due mail, sono state tipo 8-9 mail scambiate tra di noi, quindi io non potevo pensare che fosse tipo, non lo so, un robot che scriveva a tante persone, eccetera, eccetera. Fatto sta che io scarico questa applicazione, non riesco a scaricarla. Ho detto, sarà perché ho 4 giga di RAM. Va bene, la chiudo lì e faccio il danno più grande ancora, perché mio zio è tipo esperto di tecnologie e queste cose. Quindi lo chiedo a lui, perché magari tu hai un computer con 8 giga di RAM. Allora mio zio, che effettivamente aveva un computer in cui poteva scaricare questa applicazione, anche lui si tipo adopera per scaricarla di qua e di là. In tutto questo loro, oltre a chiedermi la collaborazione su YouTube, mi avevano anche chiesto una collaborazione su Instagram, e io ho sparato un prezzo anche lì alto e loro avevano accettato. A me questa cosa non quadrava. Nope, no, bitch, nope. Essendo che ancora nessuno di noi aveva questa applicazione effettivamente, c'era una specie data di scadenza in cui pubblicare questo video, io ne parlo con i miei genitori, ovviamente i miei genitori mi dicono, guarda, visto che a te comunque un computer serve, perché io scrocco sempre quello loro, scrocco sempre il loro Mac, un computer a te serve, quindi magari lo dovrei comprare lo stesso tra poco, magari per la scuola, per i tuoi video, per quello che vuoi. Quindi se tu vuoi, in caso, essendo che comunque verrai pagata per questo video, cioè, puoi comprarti un computer adesso in modo tale che poi comunque tu ti rimane, ti ci fai il video, bla bla bla. Però io non l'ho voluto fare, cioè lì tipo loro me l'hanno proposto quasi seriamente tipo di cominciare a vedere computer, ma io ho detto no bitch, aspetta un attimo, c'è qualcosa che io finché non ho, diciamo, i soldi in mano, non posso fidarmi così e prendere il computer e poi magari ci rimango fregata. No, non avrebbe avuto senso. Ho avuto questo lampo almeno di genio, questo un attimo di lucidità mentale. Fatto sta che i giorni appunto stavano passando molto lentamente, questa cosa poi è avvenuta le ultime cose in pochissimi giorni. Mio zio vede che sul suo computer non riesce a scaricare quest'app. E oltre a ciò, lui per fortuna tipo ha un suo amico che è molto più esperto di proprio computer. Quindi dice, guarda, ma a te questo sì, ti sembra sicuro oppure no? Questo suo amico gli risponde che onestamente non gli sembrava molto sicuro il sito da cui io dovevo scaricare il file. E già qua è una cosa. Dopodiché io avevo visto tanti video collaborazione su YouTube con questa applicazione, perché l'applicazione esiste, il link dell'app, cioè il link del sito dell'app esiste, è un'app che la gente usa, che la gente sponsorizza, eccetera, eccetera. Ed è questo anche che mi ha fregato, perché ho detto, se tutti ne parlano, cioè se comunque la gente ne parla, è una cosa vera magari, cercano tante persone. Allora cosa faccio? Già quando avevo un po' in mente questa cosa, che forse poteva essere qualcosa di non troppo sicuro, scrivo ad uno dei ragazzi che ha collaborato con quest'app. Questo ragazzo è molto tipo esperto in tecnologia e queste cose, e io ho notato che comunque tutte le persone con cui collaboravo quest'app erano esperti in questo campo, capito? Quindi io ero l'unica babba che in caso collaborandoci non ne sapeva niente di computer, ma cosa, come si scarica un'applicazione. L'altro giorno mi sono tagliata il ditino. Fatto sta, scrivo a questo ragazzo chiedendogli appunto, dicendogli il nome e cognome della tizia che mi ha scritto, dicendogli guarda, ma a te ha scritto lei o comunque sai se è una cosa affidabile, tu come hai fatto a collaborare con loro e bla bla bla. Per fortuna il ragazzo mi risponde, e mi risponde con un audio dove mi dice, guarda Gaia, secondo me ti stanno truffando, secondo me è una truffa, e puoi magari accertarti un po' di più, però sono sicura che sarà una truffa. Lui proprio era più spedito di me. Vi metto il link del canale di questo ragazzo, perché mi ha aiutato, mi ha salvato mezzo la vita, mezzo lui e mezzo, adesso vi dico, un altro ragazzo. Fatto sta che comunque già avendo anche lui che mi diceva guarda secondo me è una truffa e qua e di là, io gli chiedo un'altra informazione, gli dico mi puoi dare l'email a cui tu hai scritto, perché lui non l'avevano contattato, era stato lui a contattare l'azienda. Allora gli chiedo, mi puoi dare l'email a cui tu hai scritto, in modo tale che gli scrivo per accertarmi di cosa sta succedendo?
Sì, lui mi dà questo, diciamo, non è proprio una mail, è tipo più un forum, non un forum, però proprio una parte della pagina del sito dove appunto ci sono dedicata alle collaborazioni. Mi dà questo link, cioè mi dà questa cosa, mi manda. Io a questo processo non lo faccio perché io non volevo davvero collaborare con loro perché ero tutto un tipo di collaborazione strana. Quindi cosa faccio? Scrivo direttamente alla mail comunque del sito principale. A questa mail scrivo, guardate, mi ha scritto tizio questa qua, questa babba, e mi ha proposto tot soldi per una collaborazione. Lavora per voi, mi posso fidare o è tipo una truffa? Mi rispondono loro, Gaia, questa persona non lavora per noi. Noi non abbiamo nessuno tra i nostri impiegati che si chiama così. Io vi direi il nome anche se, perché tanto manco sarà il suo nome vero, perché figurati. Comunque guarda, questa persona non lavora per noi, mandaci la mail con cui ti hanno contattato, perché dobbiamo ovviamente loro devono procedere, non so se procederanno in vie legali, non credo, però comunque devono stare attenti. Perché la pubblicità negativa che può fare questa persona facendo credere che appunto l'app, facendo queste truffe, ricade sulla vera applicazione, capite? Quindi fatto sta che, ok, però io non ho fatto nulla. Ho detto, ok, boh, mi sta truffando, va bene, però non capivo qual era il senso della truffa in sé per sé. L'ho capito il pomeriggio. Il pomeriggio mi arriva un link. Questo link era stato mandato dall'amico di mio zio a mio zio e da mio zio a me, per fortuna. Il link portava a questo video YouTube. Ve lo metto qua, guardatevelo e riguardatevelo, perché mi hai salvato la vita, amico mio, mi hai salvato la vita. Lui aveva avuto una truffa del genere, tutte le mie stesse caratteristiche, stesse identiche, una mail scritta recentemente di un'agenzia che sembrava, di un brand che voleva davvero, sembrava davvero volesse collaborare con te, accettavano il tuo prezzo, bla bla bla, e poi scam, truffa. Cosa è successo a questo ragazzo? Gli hanno clonato il computer. Cosa vuol dire? Sì, sono entrati praticamente con questo file che tu scaricavi. Vabbè, lui li spiega meglio, io ve lo spiego un po' così. Con questo file che tu scaricavi, loro praticamente entravano nel tuo computer, lo clonavano. Il tuo computer, nello stesso momento in cui tu eri in Italia, era magari attivo da Hong Kong, capito? Cioè, tu se vedevi gli accessi da che parte del mondo erano stati fatti nel tuo computer, ti diceva che il tuo stesso computer era il giorno prima in Italia, mezz'ora dopo era ad Hong Kong, poi era di nuovo in Italia perché tu lo riaccendevi. Una cosa assurda. E questa truffa è soprattutto per gli youtuber, cioè fatta proprio per gli youtuber, perché loro in questo modo vi rubano l'account Google. E con l'account Google vi rubano anche il canale YouTube. E nel canale YouTube poi ci caricano i loro video, che voi direte, sì, ma la gente si disiscrive se vede che i contenuti non sono più quelli per cui sei iscritta. Sì, ma intanto loro partono da una base buona. Perché nel mondo di oggi non è la stessa cosa partire con un canale di YouTube di 0 iscritti e partire con un canale YouTube di 30.000 iscritti, capito? Cioè sono due cose completamente diverse, anche se poi 10.000 iscritti se ne vanno, ma tu il numero fa, il numero ad impressione per una persona che arriva nuovo nel tuo canale fa il numero. Fortuna, il ragazzo del video ha spiegato come sistemare la situazione e io spero di averla sistemata. Per capire come sistemare la situazione, guardatevi il suo video, perché io l'ho fatto, ma l'ho fatto perché lui dettava, praticamente io facevo, ma non per altro. La cosa che mi fa sentire in colpa è che io ho fatto il procedimento di scaricare l'applicazione non solo sul mio computer, ma anche su quello del mio fidanzato e su quello di mio zio. Che ok, che il canale YouTube che a loro interessava era il mio, però, capito, c'erano delle informazioni che magari potevano essere rubate ugualmente a loro, capito? Quindi mi sono sentita in colpa perché ho detto, cavolo, ho messo a rischio, diciamo, anche l'identità di altre due persone, cioè, infami. Mi sono dimenticata una cosa importantissima. Quando io avevo pensato di comprarmi questo computer, c'è stato balenato un attimo in testa, io ho fatto una cosa, ho detto, io finché non ho i soldi in mano, io non posso pensare di comprarmi un computer, ma non tanto perché ho bisogno di quei soldi, perché magari i soldi a parte li ho, me li compro con quello, ma non per questo, ma per il fatto che non so se effettivamente è vero. Cioè nella mia testa c'era qualcosa che mi diceva, guarda, stai attenta, non lo fare. Quindi cosa ho fatto? Ho chiesto a sta tipa per mail metà del prezzo prima della collaborazione, metà del prezzo dopo, cioè farlo, dividerlo a metà. In questo modo io mi potevo fidare, potevo andare a fare questo acquisto e bla bla bla. Mi ha risposto? No. Mi ha detto, ti darò degli aggiornamenti. Allora io, dopo che ho scoperto che è una truffa, ho scritto, hi, how are you?
How are you? Poi ho scritto tipo, hai degli aggiornamenti? Non so, comunque sai, ho scoperto che non lavori per loro, come mai? Gli ho scritto e mi hanno detto che non ti conoscono, ma come mai? E spero di essere in salvo adesso, perché in realtà non lo so se sono in salvo, non lo so se sono in salvo. Fatto sta che questa non mi ha più risposto, sono passati 2 giorni e non mi ha più risposto, però sì, ho rischiato di perdere il canale YouTube e io già ero lì depressa, proprio sono entrata il giorno in cui ho scoperto appunto, ho visto il video di sto ragazzo. Ero impanicatissima perché ho detto non posso perdere il canale YouTube, ti prego, no, 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 li andavo a prendere a te. Cioè, se provavano a rubarmi il canale YouTube per cercare di salvarlo, dovevo tipo chiamare i tipi della Google, convincerli che effettivamente il canale era il mio e non dei tipi che adesso lo possedevano e bla bla bla. Cioè, sarebbe stata una tragedia. Ma per fortuna, almeno per il momento, tutto bene, quel che finisce bene. Speriamo che non accada una cosa del genere. Nuovamente, io da oggi in poi, ogni volta che qualcuno mi scriverà per collaborare con un'azienda, io prima scrivo all'azienda e faccio: ma questo che mi ha scritto lavora per voi oppure è un pazzo strano che vuole rubarmi YouTube? Nulla. Amici YouTuber, spero che non vi sia successo nulla del genere, però se vi è successo andate da questo ragazzo che vi spiega come risolvere la situazione. E nulla. Io bene.